Il racconto L'emigrato è tratto dal romanzo L'ultimo arrivato di Marco Balzano. Il protagonista del testo è Nenetto, un ragazzo cresciuto alla fine degli anni 50 in Sicilia. Pelleossa, come è chiamato il ragazzo, lascia la sua terra per raggiungere Milano in cerca di lavoro. Nei giorni che precedono la sua partenza, Nenetto è inquieto e triste, non vuole uscire di casa e non ha molto appetito, neanche quando il padre si siede vicino a lui con una piccola forma di formaggio riesce ad essere contento. L'unica cosa che gli piace fare è stare in terrazza ad accarezzare il gatto. Un giorno il maestro Vincenzo, che abita nello stesso palazzo, si affaccia al balcone per sbattere le lenzuola. Vedendo il ragazzo, il maestro decide di invitarlo a casa sua perché sa della sua partenza e lo vuole salutare. Il maestro è molto contento della visita di Nenetto. Gli dice che a Milano sarebbe stato felice e gli regala un diario in cui scrivere quello che fa ogni giorno, anche quello che non può dire a nessuno, una tavoletta di cioccolato e un pacchetto di buste da lettera. Nenetto doveva pensare a chi rimaneva a casa, in Sicilia, era importante scrivere per non dimenticare chi gli vuole bene. Il ragazzo è contento per i consigli che gli dà il maestro. Quando rientra a casa trova zia Filomena che gli sta preparando la valigia con poche cose tra cui un barattolo di acciughe e pacchi di sale. Il treno che lo avrebbe portato al nord sarebbe partito alle 3 di notte, c'era ancora tempo per salutare qualcuno. Nenetto va davanti alle case dei suoi amici ma non riesce a trovare le parole giuste. L'unico che saluta è Michelino. Lo incontra in fondo alla strada con un grande secchio. Nenetto gli si avvicina e lo aiuta, perché dice che lui è meno Pelleossa. Lo accompagna fino a casa e lo saluta dicendo che gli avrebbe scritto. Gli chiede di salutare gli amici di scuola e di ricominciare a parlare. Al suo ritorno a casa, Nenetto ascolta le raccomandazioni della zia e del papà, non frequentare brutta gente, trovare un buon lavoro come muratore, punto. Prima di uscire il ragazzo entra nella stanza della mamma, non si ricorda che è nell'ospizio di Catania malata, prende il coltellino del papà ed esce di casa. Fuori lo aspetta Giuvà, il suo compagno di viaggio che sventola i biglietti del treno e gli dice che si sarebbe preso cedura di lui. Di solito al ragazzo piaceva fare i giri col motocarro, ma questa volta proprio no. Spera anche di vedere il maestro. Gli dispiace che il suo nome sul registro sarebbe stato cancellato da una riga rossa e un timbro con scritto emigrato.